Buongiorno ragazzi, con questa slide comincia il nuovo capitolo del vostro libro di geografia, il capitolo 2 che si chiama La geografia e i dati. Cominciamo cercando di capire cosa c'entrano i numeri con la geografia, che importanza hanno i numeri in geografia. A cosa servono i numeri in geografia? Servono a misurare i fenomeni. Sia i fenomeni fisici, naturali, meteorologici, che i fenomeni antropici, cioè legati all'attività dell'uomo, alla presenza dell'uomo sulla Terra, come le caratteristiche della popolazione. Quindi, cosa sono i dati? I dati trasformano un fenomeno, abbiamo detto naturale o antropico, in una grandezza misurabile. I dati possono essere confrontati tra di loro, incrociati tra di loro. Perché? Perché possono mostrare l'evoluzione di un fenomeno nel tempo, ad esempio l'aumento o la diminuzione della popolazione, ad esempio l'aumento o la diminuzione dell'intensità delle piogge. Chi si occupa di recuperare i dati, di trasformare i fenomeni in dati, in numeri? La statistica, che è una branca, è una parte della matematica, è una scienza che fa parte del gruppo della matematica e che raccoglie i dati attraverso degli istituti pubblici o privati. Per l'Italia il più grande istituto nazionale di ricerche statistiche è l'ISTAT, appunto l'Istituto Nazionale di Statistica, fornisce allo Stato, al governo, i dati sull'andamento della popolazione in modo che il governo possa prendere i provvedimenti necessari per fronteggiare eventuali problemi. Oltre che raccogliere i dati, la statistica elabora i dati, cioè confronta e incrocia i dati raccolti. Inoltre si occupa di rappresentare i dati attraverso gli indicatori statistici che sono espressi in numeri assoluti, cioè proprio nei numeri così come vengono conteggiati, o in valori percentuali, sono dei numeri che si ricavano considerando dei campioni di 100 elementi, 100 persone, 100 millimetri di pioggia e il valore percentuale è la porzione su 100 che si ricava dal rilevamento statistico. Per esempio, in una classe di 10, di 100 ragazzi, 30 ragazzi hanno gli occhi azzurri, quindi si dirà che il 30% di quella classe ha gli occhi azzurri. Lo strumento principale che gli istituti nazionali di statistica utilizzano per rilevare le condizioni della popolazione, quindi il suo aumento, la sua diminuzione e le problematiche connesse all'aumento e alla diminuzione, si chiama censimento. Il censimento è uno strumento che mette in relazione la statistica con la demografia. Demografia è una scienza che si occupa dell'andamento della popolazione. Viene dal greco demos, che vuol dire popolo, e grafeia, che vuol dire rappresentazione. Il censimento è uno strumento molto antico, già utilizzato dai romani, dall'imperatore romani, che utilizzavano questo strumento per registrare e contare la popolazione. Infatti viene dal verbo latino censere, che vuol dire registrare, contare, annoverare. Contavano la popolazione in modo da poter ricavare le tasse da chiedere al popolo. Il censimento non è altro che il rilevamento del numero di persone presenti in un determinato territorio, ma il censimento non si limita a contare le persone, ma affronta diversi aspetti collegati alla popolazione, e cioè l'età attraverso la rilevazione delle fasce di età e lo stato di salute. A che servono questi indicatori statistici? Servono a capire la qualità della vita della popolazione, la presenza di
bambini, la presenza di anziani, il che permetterà allo Stato di vedere se bisogna ridurre le emissioni, per esempio, inquinanti, se molte persone sono ammalate di problemi respiratori. Evidentemente in quel territorio ci saranno problemi di inquinamento. Se in un determinato territorio ci sono molti bambini, lo Stato si occuperà di costruire più asili nidi. Se ci sono molte persone anziane che notoriamente soffrono di più patologie, di più malattie, aprirà nuove farmacie o nuovi ospedali. Altri indicatori statistici collegati al censimento sono il lavoro e il livello di ricchezza della popolazione. A che servono questi indicatori statistici? A vedere il livello di occupazione, cioè quante persone lavorano, quante persone sono disoccupati, per poter istituire una politica del lavoro che si occupi di dare sussidi ai disoccupati e di creare dei corsi di formazione per il lavoro, per esempio. Rilevare la ricchezza della popolazione serve a stabilire i livelli di reddito e quindi i relativi livelli di tassazione. Ancora, il censimento si occupa di capire il livello di istruzione. Per capire il livello di alfabetizzazione di un popolo, quando si parla di alfabetizzazione si parla di competenze minime, cioè saper leggere e scrivere, per poter potenziare la politica scolastica, per esempio. Quindi vedete, un censimento non si limita solamente a contare le persone. I vostri genitori riceveranno a casa o via posta o via mail i moduli del censimento in cui dovranno registrare il numero di persone presenti nella vostra famiglia, quindi quanti adulti, quanti bambini, la loro età, il loro stato di salute, il loro lavoro, il loro livello di reddito e il loro livello di istruzione. Poi lo Stato, attraverso l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, incrocerà questi dati e vedrà l'andamento demografico, cioè l'andamento della popolazione. Un altro indicatore statistico molto importante è la densità di popolazione. Che cos'è la densità di popolazione? È un'operazione matematica, un rapporto, una frazione. Nella parte superiore del rapporto della frazione si metterà il numero di abitanti che sarà diviso dalla superficie del territorio della nazione espressa in chilometri quadrati. In questo modo saprò la densità di popolazione, cioè quanti abitanti ci sono in Italia, per esempio, per chilometro quadrato. Come farò? Dividerò il numero di abitanti dell'Italia, 60.783.711, quindi circa 60 milioni, adesso sono un po' di meno, questo è un dato un po' vecchio, diviso la superficie nazionale italiana, 301.340 km². In questo caso otterrò la densità media della popolazione, che è di 201 abitanti per chilometro quadrato. Attenzione, quando dico de densità media vuol dire che non in tutti i chilometri quadrati dell'Italia abitano 201 abitanti. In alcune zone più spopolate, tipo sulle montagne, ne abiteranno molto di meno. Nel centro delle metropoli ne abiteranno molto di più. Questo è un valore medio, cioè si ottiene facendo la media di tutte le densità di popolazione. La densità di popolazione indica la distribuzione degli abitanti e non è uniforme, ma varia a seconda di diversi fattori, per esempio il clima. Nelle zone più temperate, nelle zone più miti, ci sarà più una densità di popolazione maggiore perché le persone avranno più facilità ad insediarsi. Nelle zone più fredde o con climi più estremi o in quelle desertiche più calde, la densità di popolazione sarà inferiore. Il livello di risorse nelle zone dove ci sono molti campi coltivabili, molti pascoli, molta corsi di acqua dolce, ci sarà molte risorse minerarie, ci sarà più densità di popolazione perché si potranno impiantare più nuclei abitativi e più aziende agricole, più fabbriche. La densità di popolazione varia in base alle opportunità di lavoro che fornisce un territorio. Nei territori in cui ci sono più insediamenti industriali, più centri commerciali, più negozi, si sposterà più gente perché avrà più opportunità di lavorare. Ancora, un altro indicatore statistico che riguarda la densità di popolazione è la forma del territorio. Nei territori più estremi, come le pendici delle montagne, ci saranno meno case, meno abitanti.
Nelle zone pianeggianti, dove è più facile costruire delle abitazioni e impiantare delle aziende e delle industrie, ci sarà una maggiore densità di popolazione. Ancora, le vie di trasporto sono molto importanti per la densità di popolazione. Vicino alle grandi autostrade, ai grandi snodi ferroviari, ai grandi aeroporti, ci sarà una maggiore densità di popolazione perché gli spostamenti saranno più facilitati. Con questa slide si conclude la prima parte di questo capitolo in cui abbiamo visto in generale di che cosa parliamo quando parliamo di geografia e dati, di geografia e numeri. Nella seconda parte vedremo degli indicatori statistici validi a livello internazionale che permettono di avere il termometro della popolazione, cioè come cambiano le condizioni di una popolazione. Nell'ultima parte ci occuperemo della rappresentazione dei dati statistici attraverso le tabelle e i grafici. Arrivederci.